La città è qua in piazza, Giorgio in piazza, Massimo è nelle stanze, perché questo evidentemente è quello che fa la differenza tra chi la piazza la riempie perché ci sono gli aquilani, per chi c'è la città, e per chi invece deve fare un concerto. Ora, noi siamo di fronte alla necessità di scegliere e di scegliere finalmente il futuro della nostra città. Abbiamo fatto degli sforzi incredibili, abbiamo fatto una campagna bellissima, fatta tra la gente, fatta per i problemi, fatta per la nostra gente. Noi, e lo ripetiamo con forza, non abbiamo più bisogno di una città provvisoria che ci è stata regalata per oltre 3 anni, una città che noi non vogliamo. Noi vogliamo una città vera, una città che possa esistere, una città che abbia il futuro, e quel futuro glielo daremo noi, perché noi siamo convinti che questa battaglia noi la vinceremo, perché la città dell'Aquila ha deciso di cambiare. Questo è il momento della svolta. Questi momenti, queste ore, questi giorni segnano il passaggio della storia, perché noi sappiamo che ci sarà una grande svolta nella nostra città. E quello che è accaduto in questi giorni, quello che è accaduto in queste settimane, quello che è accaduto in questi mesi e in questi anni, lo dobbiamo ricordare perché lo sappiano i nostri concittadini. Non sarebbe mai dovuto accadere che in questa città ci fosse un mondo provvisorio. Non sarebbe mai dovuto accadere che per 2 anni si sia aspettato un piano di ricostruzione che viene clamorosamente bocciato, ma bocciato dalla città, bocciato dalle persone, bocciato cioè da chi lo dovrebbe vedere come il futuro della propria città, come una prospettiva reale, come una strategia per ricostruirla la nostra città. E allora trovarci qui in piazza vuol dire che noi non dobbiamo nasconderci, vuol dire che sappiamo dare alla nostra gente, a chi in questo momento ci ascolta, a chi in questo momento sta decidendo di votarci, e vi invito a farlo ancora una volta in questi giorni. Andate nelle case, andate nelle piazze, entrate nelle case, spiegate qual è la differenza tra noi che vogliamo che la città esista, che abbia un futuro, che possa tornare a vivere, e tra chi la città l'ha bloccata per oltre 3 anni. Oggi, proprio oggi, ho avuto modo di sapere ancora una volta, mentre piangono centinaia di nostre piccole aziende, di artigiani, mentre queste persone piangono perché c'è difficoltà ad andare avanti, perché non vengono pagate, oggi sono venuto a sapere che dopo 2 anni e mezzo il Comune dell'Aquila ha acquistato finalmente il software per la rendicontazione. È incredibile che le nostre aziende abbiano aspettato 2 anni. E di chi è la colpa ancora una volta? Del mondo, di Chiodi, del governo, di Monti, ancora una volta saprà trovare in qualcuno la colpa, senza mai dire il sindaco che è uscente e non rientrante, che forse per una volta dovrebbe guardarsi dietro le spalle e dire che cosa sono stato a fare in questi 3 anni per la mia città. Queste aziende che piangono oggi finalmente hanno saputo che è stato preso questo software. Bene, non c'è nessuno che lo sappia far funzionare. Questo è quello che mi viene detto dagli uffici. Quindi nonostante la perdita di tempo di oltre 2 anni e mezzo, ancora adesso c'è questo dramma delle nostre aziende.